Benvenuti a tutti, buon lunedì, buon inizio settimana. Oggi Giovanni a Vite da Copertina, dato che siamo in versione classifica, diciamo che pareggiamo i conti con la scorsa settimana, perché se è vero che vi abbiamo raccontato i 10 attori più pagati, oggi vi racconteremo le 10 attrici più pagate del 2019. Esatto, oggi scopriremo quali scorse e viene fatta tenendo Italia, insomma. Solo che, diciamo, a differenza della classifica maschile, in questo caso i milioni di dollari sono, diciamo, incredibilmente meno, perché le attrici sono meno pagate rispetto agli uomini, quindi i loro cachet sono più bassi. E questo è un problema, ovviamente, non soltanto nel mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione, ma in tutti i settori, ok? In tutti, tutti. E noi e oggi... questo non va bene, non va bene. E facciamo proprio dollari, che è quasi il doppio. Quasi, sì, hai detto bene, proprio quasi. Comunque, al primo posto di questa classifica, ovviamente una donna, perché oggi parliamo di donne. Vi abbiamo detto che lo scorso anno, nel 2019, ha guadagnato 56 milioni di dollari. E adesso aggiungiamo anche che è una vera habituée di questa speciale classifica, grazie soprattutto ad un personaggio. Però ancora non vi diciamo. Immagino non abbiate ancora capito di chi si tratta, perché non bastano questi indizi, sono troppo pochi. E allora rimanete con noi. Cherino, allora partiamo con la nostra classifica. Come vi abbiamo detto, vi racconteremo le 10 attrici che hanno guadagnato di più nel 2019. Partiamo, diciamo, dal gradino più basso, dalla decima posizione. Partiamo dalla decima posizione. È l'attrice Ellen Pompeo. E sapete quanto ha guadagnato? Sentite un po', ascoltate bene. Attrice, regista, saltuariamente produttrice, insomma, Ellen Pompeo è riuscita ad arrivare a quota 22 milioni di dollari di produrre serie TV piuttosto che film, e quindi di lavorare anche dietro le quinte, come fanno già tanti loro amici, colleghi uomini, Certo, e questo appunto... Tutto però che ha dovuto imbruttirsi per essere, insomma, credibile dal punto di vista... Di attrice, certo, lo fece con Monster. Comunque, di fatto sta che, pur essendo una bella donna e anche molto sexy, di certo non contrasta minimamente con il suo impegno dietro le quinte, tantomeno con le sue battaglie femministe. Sembra che una grandissima risonanza quest'ultimo film, certo, che ha prodotto. Tra Tom l'altro, Shell. Sì, bellissimo. Tra l'altro, il noir nel 2010. Due piedi, vabbè, saliamo di un'altra posizione e saliamo anche di cifra. Anche se di poco, è il nuovo collega di set di Charlize Theron, che però lo scorso anno ha guadagnato più di lei, Margot Robbie. Guardate un po'. Sentiamo. Il ruolo appunto di Harley Quinn è sicuramente quello che ha reso il suo viso famoso in tutto il mondo, però appunto come attrice Margot Robbie, a soli 30 anni, ha già portato a casa due nomination agli Oscar per il film Aitonia e Bombshell. Anche lei comunque lavora e fattura grazie anche al lavoro di produttrice, quindi non solo come attrice, insieme al marito in questo caso. Come vi dicevamo, per le attrici, anche ovviamente per riuscire a guadagnare qualcosina in più, comunque stiamo sempre parlando di grandi cifre. Sì, sempre molto meno dei colleghi maschi, Sì, meno dei colleghi maschi. Di prepotenza nelle loro vite, perché molto più redditizie. Molto, no? Più redditizie, poi diciamolo, mentre un tempo le serie TV erano, diciamo, per attori di serie B, in America, e quindi quelli di Hollywood, quelli del grande schermo, hanno un ruolo in una serie TV. Oggi invece fanno a botte, perché sono, vabbè, anche la qualità. Ma dei capolavori totali. Guadagni per il 2019, diciamo che non si può assolutamente lamentare. Ma te credo. Sentite un po'. Questi 24 milioni di dollari, Elizabeth Moss, firmando The Handmaid's Tale come produttrice, si è portata a casa anche la possibilità, Giovanni, di avere l'ultima parola in scena di nudo che la riguarda. Adoro. E adesso questa sembra essere diventata una clausola imprescindibile in ogni suo contratto, Beh, non è la sola. Perché quando un'attrice di Scientology, lo sapevi, sì, eh? Sì, ma non ama parlarne troppo nelle sue interviste. Diciamo che non è neppure un segreto, anzi, in alcune interviste ha spiegato di avere su alcuni temi una sua opinione che non è magari proprio in linea con la sua chiesa, Scientology. Chissà come sono contenti quelli di Scientology. Dobbiamo stare Scientology e saliamo in sesta posizione, dove troviamo un altro nome noto a tutti gli appassionati delle serie TV. Lei è Kylie Cuoco e ha trovato il successo grazie a The Big Bang Theory, e ha trovato anche un bel po' di milioni, E come, guardate. Al sesto posto della nostra classifica, con un guadagno pari a 25 milioni di dollari,
troviamo l'attrice Kelly Cuoco, meglio conosciuta come la Penny di Big Bang Theory. Grazie alla serie, la ragazza arriva a guadagnare quasi $1 milioni a episodio. Una cifra incredibile, soprattutto se si pensa che al suo primo contratto con The Big Bang Theory, la Cuoco guadagnava appena $60,000 a puntata. Dopo il successo delle prime tre stagioni, però, ecco che l'attrice passa a $200,000 a episodio e diventeranno poi $350,000 nella settima stagione della serie e $1 milione nell'ottava. Un compenso però destinato clamorosamente a scendere nelle ultime due edizioni, dato che la Cuoco, cioè che a quanto pare non ha comunque influito troppo sul suo reddito, visto che la Cuoco rimane una delle attrici TV più pagate della storia. Nel passato di Kelly comunque ci sono state diverse serie TV, di cui la più famosa è sicuramente 8 semplici regole, in cui interpretava Bridget, la maggiore di casa. Pare che senza la sua presenza The Big Bang Theory non avrebbe mai visto la luce, visto che la serie venne confermata solamente dopo che nella puntata pilota arrivò la Cuoco a sostituire un'altra attrice per il ruolo appunto di Penny. Per quanto riguarda la sua vita privata si sa molto poco, a parte una segretissima relazione con il collega di set John Galecki, con cui ha fatto coppia fissa per un paio d'anni. Una storia di cui nessuno sapeva nulla e di cui Kelly ha parlato solo molto tempo dopo la fine di quell'amore, spiegando anche di essere rimaste in ottimi rapporti con il famosissimo Leonard di The Big Bang Theory. Ma come avrà fatto a tenerlo nascosto? Cioè, nessuno si è reso conto sul set. In Italia non ci avrebbe fatto. Ma va, figurati! Comunque, Joe, ha guadagnato poco meno di $1 milione d'episodio, capisci? Capisci? Qui in episodi erano 24, vedi un po' tu. Dai calcoli. Vedi un po' tu, lei ha guadagnato in totale $25 milioni, sì. Un milioncino in più l'avrà, insomma, rosicato qua e là tra accordi pubblicitari, due eventi. Due serate in discoteca. Esatto. Comunque, pensa che poteva... Brava! 100.000 per 24. Vede che non è avida, che è una ragazza che tiene alle questioni di principio. Ma veramente bravo, un applauso. Invece, Joe, siamo arrivati alla fine della prima parte della nostra classifica. Tra poco vedremo chi c'è in quinta posizione, ma prima ci aspetta, diciamo, un altro indizietto. Certo. Vogliamo darlo al nome di questa classifica? Ok, la star del 2019, diciamo che è nata nel 1980 e è sulla cresta dell'onda da molti, molti anni. La sua carriera è stata lanciata nel 2003, come vedete dalla foto, da Sofia Coppo. 36 milioni all'anno di dollari guadagnati. Compirà 36 anni tra poco. È stata lanciata da Sofia Coppola. Che cosa vuoi dire ancora? Che non è... Dai. Vediamo tra pochissimo. Ma guarda che sei una roba. Bentornati a Vite da Copertina, hashtag VDC. Cosa stavi facendo? Le scarpe, mi sono le scarpe. Le stringhe, sì. Come si sciolgono? Non lo so, non ho neanche. Si slacciano. Si slacciano, non ho neanche. Non ha loro vita le tue stringhe. Vivono per conto suo. Ma devo riaprire. Anche questo lunedì siamo in versione classifica. Oggi abbiamo scelto di raccontarvi quali sono le 10 attrici donne più pagate del 2019. Parliamo di star che guadagnano milioni di 56, dollari, esatto. Sì. Cifre da capogiro, ma decisamente esigue se confrontate con i cachet degli uomini, degli attori uomini, che vanno dai 35 milioni ai 90 milioni di dollari. Quindi c'è un bel divario, ma come abbiamo detto sin dall'inizio di questa puntata, è così in tutto il mondo, in tutti i settori. Nei settori non dello spettacolo, ma si calcola un 20% in meno di stipendi alle donne rispetto agli uomini. Tanto, eh? 20% se... Comunque, vogliamo fare un recap? Certo, le 10 attrici. Chi c'era in decima posizione? C'era con $22 milioni. Esatto, alla nona posizione Charlize Theron, attrice e produttrice di successo, che ne guadagna ben 23. All'ottava posizione è ferma a $23,5 milioni. Ecco, al settimo posto Elizabeth Moss, che guadagna 24. Comunque, ecco, io immagino da casa che ci sta seguendo e dice: sì, vabbè, ho capito, ne guadagneranno anche meno degli uomini, ma sono numeri, sono 24 numeri, milioni di dollari. Sono numeri altissimi. Al sesto posto, grazie sempre alla serie TV, si ferma a 25 milioni. Proprio la Cuoco è a questa cifra. E la serie è finita e l'attrice continuerà a percepire comunque grandi cachet così sostanziosi, magari anche lavorando ancora sul piccolo schermo. Comunque di sicuro qualcosa si sarà messa via, no? Questa qualche vacanza potrà anche permettersela. Attrice, insomma, più pagate, dai. Vabbè, ed è quando senti neanche mi viene di sta Jennifer Aniston. Sentiamo un po' quanto ha guadagnato. La fidanzatina d'America. Senti la fidanzatina, la paperona d'America.
Al quinto posto della nostra classifica troviamo una vera superstar di Hollywood, Jennifer Aniston. Dal suo debutto nella serie cult Friends a oggi, Jennifer è riuscita a costruirsi una carriera invidiabile, privilegiando il cinema alla TV, per riuscire appunto a emanciparsi dal ruolo di Rachel. Ecco però che nel 2019 decide di prendere parte a un nuovo progetto. La serie è targata Apple, The Morning Show, in cui recita accanto a Reese Witherspoon, serie che la vede anche in veste di produttrice e che soprattutto la vede firmare un contratto da $1 milione a episodio. Ma lo scorso anno la Aniston è stata protagonista di un altro grande successo, stavolta targato Netflix. Il film, a proposito di record, proprio nel 2019, la Aniston sembra averne infranto un altro, visto che nel mese di ottobre decide di fare il suo debutto su Instagram, ottenendo in appena 48 ore ben 11,5 milioni di followers. E adesso siamo amici anche su Instagram, che nel giro di poche ore ha raggiunto milioni di like. Risultati così incredibili da far scomodare persino il Guinness dei primati, che ha comunicato che il profilo di Jennifer Aniston è quello che ha ottenuto più followers in meno tempo, battendo persino i super social Harry e Meghan. Capito, Giovannino, l'Aniston, un record via l'altro pure su Facebook, su Instagram. Comunque dobbiamo dire che ha recitato in un paio di cose lo scorso anno ed è arrivata a quota 28 milioni. Sono curiosa di scoprire cosa guadagnerà, succederà. Comunque piove sempre sul banco. Con tutto. Cinema. Io... al cinema, con le sponsorizzazioni, con le spot, con le fix. Altrettanto famosa, un nome di punta del cinema che si è prestata alla TV solo di recente ed è stato un grande, ma grande successo. Sto parlando di Nicole Kidman e ti anticipo, caro il mio Joe, che ha superato i 30 milioni nel 2019. Sentite un po'. Tanti, eh? Niente, Joe, diciamo che, insomma, negli ultimi anni non è che ha interpretato ruoli in film, anche se poi, nell'ultima ora, proprio con Big Little Lies e con Bombshell, è ritornata lei in voga. Sì, tanto. E anche, si è lanciata nel ruolo di produttrice. Anche Margot Robbie. Certo, bisogna anche dire che è arrivata a un punto della sua carriera di scegliere dei ruoli che gli piacciono. Mente, due soldini anche lei li ha messi via. Con quella serie lì televisiva, con quella fiction, è stata un'occasione che ha salvato la collega Witherspoon. Esatto, e a proposito della Witherspoon, direi che anche per lei non è stata un'annata mica male, no? Quella che si è chiusa, ha fatto Big Little Lies con appunto la Kidman e poi ha fatto The Morning Show con la Aniston e non possiamo stupirci più di tanto se la troviamo in terza posizione. Hai capito, la biondina? Ero niente male se pensiamo che lo scorso anno Reese si era fermata solo in quinta posizione, con meno aumentare il suo fatturato e il suo conto in banca hanno contribuito soprattutto la serie The Morning Show e Big Little Lies. Ma anche il suo impegno come produttore ha dato buoni frutti. Importante che si tratti di progetti al femminile. Voglio vedere sullo schermo donne che incontro nella vita di tutti i giorni. Di età, razza, cultura e sessualità diverse. Credo che lo spettro sia... Giovanni, anche designer, esatto, è un marchio che appunto sul mercato da qualche anno e le garantisce anche delle entrate extra. Certo, la paghetta, direi. La paghetta. Anche se poco fa, ha fatto uno scivolone. Perché? Perché nel pieno dell'emergenza della pandemia decide di regalare 250 capi agli insegnanti americani. Però non specifica il numero dei capi, quindi sul suo sito, tra l'altro andato in tilt, hanno iniziato tutti a fare richieste su richieste perché volevano questi capi, ma milioni di richieste sono arrivate, capisci? Quindi non è riuscita a gestire tutto quanto. Vabbè, però anche lì, che sia stati 250 o un milione, comunque le ha regalate. Tu che pensi, che l'abbia fatta apposta? Che non l'ha fatta apposta, non avrà dichiarato quanti ne voleva regalare, sti cavoli. Però facendo questo sito in tutto il mondo. Si è parlato del brand. Perché queste sono volpine, Anzi, questo chiacchiericcio, vabbè. Cicaleggio, ok. Andiamo avanti, saliamo di posizione, ok? 40 milioni di dollari, capisci? E chi 40 c'è? 40 milioni di dollari, guardate. Altro che 40 milioni di dollari, Gio, 44 e mezzo, hai capito? Ma per un totale, un patrimonio di... Nasce bionda, ma decide, di puntare su quella bellezza iconica latina, no? Quindi formosa, sexy e mora, bruna, quindi si tinge i capelli. Al contrario di solito. Normalmente si fa al contrario.
hai capito? E comunque diventa, insomma, uno dei segreti del suo successo. Invece uno dei segreti del suo conto in banca è che te, come influencer... Sì, ma come tutto, ma no, lei ha fatto tanti spot pubblicitari, certo, tante campagne. Comunque, siamo partiti da 22 milioni di dollari, abbiamo, diciamo, infranto adesso il muro dei 40 e tra poco al primo posto scopriremo che quell'attrice che ne guadagna ben 56 milioni di dollari all'anno, quindi nel 2019. Dico così perché nel 2018 ne ha guadagnati invece appena 40 e mezzo, capisci? Quindi è aumentata. Certo, cioè, parla balzare in cima alle classifiche delle attrici più ricche è stato un ruolo, perché? Diciamo, sì, sì, diciamo che sostanzialmente da un anno all'altro, soprattutto poi quando diciamo, ha indossato i panni di quella... personaggio lì, una cosa come 16 milioni di dollari in più. Però le nasce con Woody Allen. Vedova nera per eccellenza di Hollywood. Quindi se vi dico vedova nera, avete capito di chi stiamo parlando? Ah sì, da lei nasce puzzettosa. Poco non andate via, Bentornati a Vite da Copertina, hashtag... BDC. Bravo, ci eravamo lasciati prima della pausa sulla prima posizione che dobbiamo ancora ovviamente scoprire, è una donna, tra poco compierà 36 anni, possiamo dire 56 milioni di dollari per eccellenza d'Hollywood. Io ho detto Woody Allen. Ah, quindi ha recitato negli Avengers. Sì, okay. Il 19 è stato di sicuro un anno molto fortunato. Sia come attrice per quanto riguarda anche le entrate. Certo. Sentite un po'. Occasione che la Johansson ha saputo sicuramente cogliere. Chissà se Emily Blunt si è pentita. Comunque che sono passati da lì, no? Marvel, certo, e compresi gli uomini. Certo. Hanno guadagnato una fracassata di soldi, possiamo proprio dirlo. Supereroe. Il crocchetta, hai capito? Ciacci il crocchetta. Io il bim bum bam lo facciamo. Ma che trio, perfetto, vabbè. Allora, con la Johansson siamo arrivati al termine di questa puntata, ma noi ritorniamo sempre qui su TV8, sempre 17.30, sempre con Vite da Copertina. Mi raccomando, sul tasto 8 del vostro telecomando e non cambiate più canale, Assolutamente. Fino a notte fonda, tutta la notte. Ciao. Ma guarda che air crocchetta, mi air piace. Air crocchetta, più veloce della crocchetta. Oddio.